tutti quanti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video analisi della squadra B. Andremo a guardare quali sono i migliori, perché eccetera eccetera, della squadra B, della strada delle leggende. Quindi prima di cominciare, come al solito, un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, commentate, passate nel link in descrizione per seguirmi su tutti i social. E cominciamo subito, ma non prima di un breve spot. A tra poco! Ci sono qui per presentarvi M2 Calcio, un sito di maglie davvero molto molto bello, dove trovate maglie retro, maglie di qualsiasi genere, personalizzabili. Ragazzuoli, a me mi hanno inviato questa maglia della Juve, davvero ultra figa, ultra fatta bene. Ho selezionato appunto di prendere il mio nome col numero 10, non ho idea del Piero, anche se non sono così forte, ovviamente. Però, ragazzuoli, maglie davvero fantastiche, ne ho prese tantissime. E ora vi mostro il sito, perché se comprerete lì, appunto, avrete anche il 10% di sconto inserendo il mio codice sconto. Quindi andiamo al sito per visitarlo un pochettino. Ed eccoci qua, con la nostra magliettona inserita nell'apposito sostegno, ragazzuoli. Allora, come fare ad inserire il codice? Come potete vedere, già soltanto maglia, calzoncini e pantaloncini della Juve, appunto. Selezionate la vostra taglia, mettete il vostro numero personalizzato con anche il nome. Potete mettere il vostro nome, il nome di una vecchia leggenda, qualsiasi cosa. Potete mettere i pack, appunto, in base a cosa ha vinto nella stagione precedente. Ovviamente la vostra squadra del cuore, eccetera eccetera. Potete anche mettere che ha vinto lo scudetto il Cagliari, per esempio, se vi piace così. Una volta fatto ciò, bisognerà andare appunto nel checkout del carrello, ragazzuol, e vi ritroverete in questa situazione qua. Una volta fatto questo, appunto, dovete selezionare tutte quante le vostre cose, il codice postale, tutte queste cose qua. Andando giù nelle cose di pagamento, troverete appunto, oltre, se usate una cosa, un ulteriore sconto. Poi ci saranno le cose di consegna, tutte queste cose, e i buoni sconto. Ecco, qua se inserirete il mio codice sconto, che è DOCD, appunto, aggiorniamo, avrete, come potete vedere, il 10% di sconto grazie al mio codice sconto, appunto. Davvero molto molto semplice, e con acquisti superiori a 79 euro avrete anche la spedizione gratuita. Davvero molto molto bello come servizio, le maglie arrivano, perché potete vedere ce l'ho, appunto, e hanno un costo davvero irrisorio, sono copie autorizzate, ovviamente non sono originali, perché comunque potete personalizzare e fare come volete, però per essere delle copie autorizzate sono davvero fatte bene, costano davvero poco e hanno una buonissima qualità, quindi io ve lo consiglio davvero tanto, anche perché altrimenti non ci avrei messo la faccia, detto proprio sinceramente. Bene ragazzoli, se farete gli acquisti in questo sito, mi raccomando di mettere il mio codice sconto, così avete un ulteriore sconto del 10%, e se riuscite di fare acquisti sopra gli 79 euro, così da avere anche la spedizione gratuita. Detto questo ragazzoli, vi lascio con il video. A presto! Cominciamo analizzando il carissimo Ronald Koeman. Allora, è un difensore centrale che di base sarebbe meglio da CC/CDC, ma quelli sono dettagli. È abbastanza velocicchio, ha una difesa normale, fisico normali, infatti non è troppo performante a livello difensivo, sarebbe top da CDC, che appunto lo apprende come cosa, e sarebbe forte da CDC 99, fatto così è fortissimo in realtà, perché ha tantissime cose positive lui, c'è poco da andare lontano, però da difensore centrale puro lo eviterei, detto proprio sinceramente, a meno che non è in una difesa a 5, però non ha molto senso, diciamo, ok? Io lo preferisco lui proprio da CDC, perché ha tanto tiro, ha tanti passaggi, a differenza di altri DC e cose del genere, lui è molto forte anche sul dribbling, eccetera 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 eccetera, diciamo, no? Quindi di base è un CDC molto più performante che da DC, quindi da DC abbastanza bocciato, soprattutto per i difensori centrali che ci sono in questo momento, direi che possiamo passare tranquillamente al prossimo. Ovviamente analizzo i giocatori che sono già più forti, come potete vedere tra i più forti non è che c'è sempre gente che comunque non è utilizzabile, tipo lui in questo momento. All'inizio del game era fortissimo Koeman, andando avanti ovviamente si equilibra troppo, perché era un difensore a tutto fare, diventa un po' scarsino, però all'inizio del game era veramente devastante, io utilizzavo lui come difensore centrale, però le carte nuove che hanno fatto non è che non gli rendono giustizia, perché effettivamente lui era così, cioè era un difensore che andava avanti, eccetera, eccetera, però
un po' più di difesa, un po' più di difesa, un po' più di fisico, un qualcosa, perché sennò non è utilizzabile di base, ok? Cioè, a questo momento del gioco ci sono dei difensori nettamente più forti. Passiamo al prossimo. Ederson, portiere 100, che non è neanche male. Tipo nel versus, devo essere onesto, quando l'ho incontrato dà fastidio, para, non è che c'è poco da andare lontano, eh. Su questo c'è poco da dire. La cosa è sull'H2H, non è niente di che, raga. Se in H2H para le cose che parano tutti, il resto no, assolutamente no. Poi comunque abbiamo un altro tipologia di portiere decisamente più forte. Passiamo al prossimo. Yaya Touré, lo adoravo tantissimo quando giocava. Yaya Touré, fisico eccezionale, cioè proprio a livello di body weight eccezionale. Tantissime caratteristiche speciali, ben 5, raga, 5, 94, 94, 102, 96, 94, 89. Lui lo si può fare in diversi modi, perché come potete vedere, lui ha alto di intensità, attacco e difesa, quindi di base lui può essere sia un CDC che un TOC che un CC, però facciamoci aiutare da quello che ci dà il potenziamento abilità, cioè CDC, perfetto, quindi lui è CC, CDC. Di base noi potremo potenziarlo con difesa, se lo vogliamo poi ammettere CDC o lo vogliamo tenere come centrocampista centrale difensivo. Se noi invece lo vogliamo regista, gli ficchiamo passaggi, che è la sua statistica oltretutto più alta, e lo rendiamo molto forte. Non lo farei in cursore, ma per il semplice motivo che non ha molto senso, perché appunto non si va a potenziare per essere un CC offensivo, quindi meglio tenerlo CC o CDC. Secondo me l'ideale, Yaya Touré è davvero forte. Cioè un centrocampo con Vieira, Touré, Gullit, per esempio, secondo me è il centrocampo migliore che si possa avere. O magari Touré, Gullit e Ballack, per esempio, no? Cose di questo genere. Una roba pazzesca. Vabbè, passiamo al prossimo. Van der Sar, Edwin Van der Sar. Portiere eccezionale in questo gioco, tra i più forti sempre. Secondo me questo, in questo momento, è il più forte. Addirittura il 97, non scambiabile, è performante tanto, al punto che avrei pure pensato di togliere Donnarumma, ma perdo ancora uno di genere, quindi no, assolutamente no. Cioè non è che perdo uno di genere della squadra, però avere un portiere 97 quando gli attaccanti sono 101 non è proprio l'ideale, diciamo. Però devo dire che comunque come 97 para quel portiere lì. E lui è la sua versione migliorata, quindi è davvero devastante, ha un costo eccezionale, costa mezzo miliardo in questo momento, giustamente. È una delle carte più rare, più costose che ci sono in questo momento del gioco. Fortissimo, c'è poco da andare lontano, raga. È in questo momento il portiere più forte del gioco in H2H sicuramente, ma anche nel versus dà fastidissimo, e anche nella modalità allenatore. È uno dei migliori, c'è poco da andare lontano. Sia per la sua altezza che per il suo piazzamento e i riflessi davvero eccezionali. Lo consiglio tantissimo per chi può. Io in questo momento non riesco a prenderlo, non tanto per i crediti, ma quanto perché se prendo lui mi sono dei bordelli. Però più che altro che voglio fare delle altre robe. Il portiere donna ancora para bene, quindi non è necessario andarmelo a cambiare, diciamo, ok? Però è veramente fortissimo, è veramente fortissimo. C'è poco da andare lontano, eh. Chi dice il contrario è stronzo. C'è poco da dire. E qua c'è poco da dire, eh. Passiamo al prossimo. Baresi è finalmente una carta decente. Però mannaggina, in campo non è così eccezionale. Allora, finché lo si tratta di una difesa 3 con altri due difensori, bella lì, perché comunque si compensa, eccetera, eccetera. Non è eccezionale. Cioè, allora, è quella la cosa. Allora, 93 con 109 di difesa. È tantissimo 109 di difesa. 96 di fisico. Si butta nei contrasti. Passaggio lungo, fa gioco di squadra. Allora, in sé è fortino. Il problema qua, allora, ha buon equilibrio. Ha molto buon equilibrio, ok? Ha un controllo di palla incredibile. E giustamente dribbling di merda, per la sua cosa. Ha anche una reattività assurda. Infatti non riesco a capire. Allora, non lo so, sarà per il body weight, perché comunque di equilibrio, di reattività. Però ogni tanto va giù. Cioè, quando, soprattutto con Ronaldo il fenomeno, quello che c'è adesso,
altri attaccanti tipo Van Basten, ha difficoltà, ha delle difficoltà a difendere. Però devo dire, tra tutti i baresi che sono usciti, lui è forte. Cioè, è l'unico che posso dire veramente è forte. Lo si può equilibrare, raga, ovviamente. E questa forse è l'unica volta che mi sentirete dire questa cosa qua, per i difensori centrali. Su di lui può aver senso, e anche tanto, metterli fisico. Perché dandogli forza ed equilibrio, tanta forza e tanto equilibrio, lui riesce ad essere veramente forte e diventa un libero, che di base era quello che era lui, ok? Con energia aggiuntiva, equilibrio, forza, contrasto in piedi, visione, cose di questo genere. Secondo me lui, ipoteticamente, se fosse oro, dovrebbe essere con 3 di fisico, libero e 1 di difesa. Così da avere una buona equilibrazione, diciamo, cazzo i termini in vecchio. Una buona equilibrazione, ok? A livello statistico e a livello anche in game. Ovviamente se gli si mette difesa arriva a dei livelli di difesa assurdi, però ottimali solo per la modalità VS Attack. Detto sinceramente, cioè, se prendete Baresi, Cannavaro, li mettete insieme in una difesa a 4 nel versus attacco, avete una sala cinesca impensabile, veramente non vi passa niente. Nel versus, nel confronto dei problemi ci sono, e non pochi, ok? Quindi, cioè, ce ne sono, non è che sono esagerati, perché comunque si possono avviare, ovviamente. Sono 2 le cose. Allora, se lo fate per il versus, tutto difesa. Se lo fate per H2H, ed è la prima e l'unica volta che lo dirò, penso, metteteli fisico. Perché a lui serve. A lui serve. C'è poco da fare. Già non ha body weight, anche poco fisico, è proprio underperformante fisicamente. Andiamoli a mettere fisico. Andiamolo ad equiparare, perché diventa più performante in game. Se no ha questo piccolo problema: nell'uno contro uno è devastante, vi ferma tutti. Però se siete in grado di temporeggiare e rubar palla nel momento giusto, se no è completamente inutile, ok? Passiamo al prossimo. Eusebio, una bestia. Vabbè, ragazzuoli, differenze tra Ronaldo e il fenomeno, pochissime. Allora, Ronaldo e il fenomeno ha più dribbling e velocità e meno tiro, ok? Lui è il contrario. Ha più tiro, meno dribbling, meno velocità. Allora, Eusebio, in molti mi hanno detto: ma è più forte di Ronaldo? No, allora raga, sono 2 cose leggerissimamente diverse. Allora, Ronaldo, il fenomeno, a mio parere, deve essere solo e unicamente fatto con destrezza, ok? Perché come giocava lui era così, c'è poco da andare lontano. Eusebio lo si può fare anche con tiri, non è quello il problema. Anzi, con tiri arriva a dei livelli di tiri veramente assurdi. Ha quasi il tiro di Puskas, che è la cosa più forte che c'è in assoluto a livello di tiri. Quindi, devastante, ok? Allora, è molto forte. La cosa migliore, ovviamente, sarebbe avere Eusebio e Ronaldo il fenomeno insieme, in squadra, ovviamente, che è quello che voglio fare. Però, al di là di questo, lui io lo potenzierei con destrezza comunque, a meno che non giocate il VS Attack e basta. Però se dovete solo giocare il versus attacco e le altre cose no, in quel caso mettete anche Ronaldo tiri, a tutti quanti gli attaccanti tiri se giocate il versus. Però Eusebio è uno dei pochi attaccanti seconde punte che ha una botta di tiro, che ha veramente una botta di tiro. Considerando ciò, la cosa migliore sarebbe andare a mettergli tiri, finalizzazione, però mi rimane lento se faccio sta cosa, ok? Rispetto a quello che potrebbe essere veloce. Se invece vado a mettere di destrezza, lui comunque rimane uno degli attaccanti con più tiri in assoluto, anche col potenziamento destrezza. Quindi capite bene che diventa velocissimo, ultra dribbloso, e allo stesso tempo con una capacità di tiro e una fisicità tale da essere praticamente infermabile. Con 5-5 di piede debole e 4 su 5 di mossa abilità, 4 stelle e mezzo di energia, con un'intensità attacco alta, dribblatore veloce, classe, tiro da lontano. Raga, lui è davvero forte. Eusebio è davvero una bestia, c'è poco da andare lontano. Anche la sua carta 98 è fortissima. C'è poco da andare lontano. È davvero forte. La cosa migliore sarebbe veramente in questo momento avere Eusebio e Ronaldo il fenomeno insieme in un attacco a 2. Porca zoccola, levatevi tutti perché spaccano i pianeti, c'è poco da fare. Davvero devastanti in questo momento i 2 attaccanti migliori del gioco, Ronaldo il fenomeno ed Eusebio. Raga, Eusebio anche, ok?
Se non lo conoscete a livello di storia, andatevi a guardare come giocava. Era una roba bellissima, era fortissimo. Vabbè, comunque, al di là di questo, andiamo a guardare anche la squadra B in sé per sé. Andiamo! Perché, ragazzuoli, ovviamente, nella squadra B, prossimamente avremo delle nuove uscite. Molto fortissime. Che saranno, appunto, Vieira e Dalglish 101. Tanta roba. Del Piero e Rio Ferdinand, molto probabilmente a 100. Minchia, Rio Ferdinand 100, raga. Rio Ferdinand 100 potrebbe essere molto importante. Molto importante. Soprattutto se diventa un 91 di velocità con 106-107 di difesa e 101-102 di fisico. In quel caso lì diventa proprio una roba molto forte. Ok? Del Piero 100... mio, non mi interessa un cazzo, è mio, punto, lo voglio assolutissimamente, quindi mio, perché allora Del Piero, raga, da COC è uno dei più performanti, non c'è un cazzo, ma non è perché sono della Juve, mi faceva Del Piero tutte queste cose, no, è che proprio in game è veramente rotto, è rottissimo, è più rotto di Bergkamp, è più rotto di Dani Olmo, è più rotto di tantissimi altri calciatori, quindi davvero tanta roba. Poi oltre a quelli, usciranno anche Kluivert e Hagi. Hagi forse è già uscito, non mi ricordo. Però Kluivert è tanta roba anche, raga. Anche se sarà solo un 99, è un attaccante. Prima punta, molto efficiente. Quindi prendetelo in considerazione perché ne vale la pena. Ve lo posso garantire. Nei premi, ovviamente, come avevo già consigliato, o prendete una carta che vi serve, nel caso che vi serva, a me non serve. Se no vi pigliate il 96 per andare a fare le offerte giornaliere da sacrificare, ok, nelle scelte giornaliere, così da poter sculare poi più avanti, eccetera, eccetera, o se no, appunto, il mascherano. A me, sinceramente, di 96 più da uccidere non è che mi servono, ne ho sempre una botta, quindi mi andrò a prendere il mascherano che ne ho più bisogno. Io, personalmente io. Comunque, giusto a fine video ve lo dico così, raga, io purtroppo non so come spiegarmi, evidentemente... ieri nel video di nuovo i soliti due che hanno commentato dicendo vabbè non creiamo polemiche, vabbè non ci siamo capiti, forse non conosci la lingua inglese, forse lì così così cos'ha. Raga, lo so benissimo che il market pick sono le offerte giornaliere, ma le offerte giornaliere non sono l'unico motivo per cui il mercato è crollato. Io non so più come dirlo. Adesso farò un esempio molto chiaro, molto limpido. Se poi non mi si capisce, cioè, lo dico proprio sinceramente, da cagare, cioè, non per qualcosa, ma perché non so più come spiegarlo, cioè, allora, ma veramente, allora, cazzarola, io non riesco a comprendere come fate a non fidarvi di uno che gioca da 10 anni e in contatto con la IE, porca di una puttana, e crea videogiochi, cioè, è come dire, Schumacher, per esempio, no, mitico Valentino Rossi, ok, della MotoGP, tu che vai su uno scooter, dire a lui, oh, guarda che, secondo me, non capisci un cazzo. Ma che cazzo? Allora, io posso capire le idee, le cose, ma come cazzo fate ad essere convinti, sicuri al 100% che la cosa è solo determinata dal market peak? Non è così! Non è così! Il mercato va per tutte le tipologie di picche, per quello che vogliono far uscire, non è soltanto per l'offerta giornaliera, perché prima che uscisse l'offerta giornaliera, e adesso mi incazzo perché veramente, prima che uscisse l'offerta giornaliera, i cazzo di crash down e crash up del mercato c'erano già, ci sono da 10 anni, non è per l'offerta giornaliera, è soltanto una causa in più, ok? E mi sono rotto i coglioni, perché adesso, ragazzo, lo metto a fine video, perché mi sono rotto i coglioni, detto proprio sinceramente. Io non posso litigare giornate intere con delle persone che non vogliono capire un cazzo. Se uno programma videogiochi, è in contatto con la IE e gli sviluppatori, cazzo, saprò che cazzo sto dicendo. Oltretutto, è da 10 anni che ci gioco, è dall'inizio di questo gioco. Uno mi può dire, ma io c'ho 5 miliardi, tu no. Ma sti cazzi, io li uso per usare i giocatori, io ho comprato di tutto e di più, rivenduto, rifatto, ridisfatto per provarli. Io ho perso letteralmente per fare video almeno 5-6 miliardi e la gente mi viene a dire ma li cosa? Che cosa? Io vorrei capire, porca di una miseria.
Cioè, ma proprio a livello di esempio, è come andare da un architetto, tu che disegni su un cartoncino, a dirgli guarda che tu stai sbagliando. Ma come cazzo gli viene in mente? Io ho studiato, o sono in contatto con quelli che lo creano. Cazzo! A me è quello che mi fa impazzire di queste cose. Mi fanno impazzire proprio a livello improponibile. Ma saprò come funziona. Cazzo! Come ho già detto, ci sono delle cose che ovviamente per la partner con la IE io non posso spiegarvi, perché sennò rincorro in multe. Ma cazzo! Quello che posso spiegarvi ve lo spiego. E funziona così. Boom! Perché tutti, l'offerta giornaliera, il market pick, che è la stessa cosa, e va bene. Allora raga, cazzo, state a di, prima di queste offerte giornaliere di merda, ci sono sempre stati in tutti gli anni i crash up, i crash down e i refresh up. Se andate a cercare su Google, su qualsiasi canale YouTube del mondo, è da 10 anni che ci sono e non c'era sta merda di sezione. Quindi porca di una puttana, porca di una puttana, cominciate ad ascoltare al posto che sentire. E mi riferisco sempre solo a quelle persone che proprio non ce la fanno, sentono ma non ascoltano. Il market pack. Te, cazzo, si è rotto il disco, il market pack, va bene, Io ieri ho spiegato anche lo script e altre determinate cose, perché la gente si lamenta sempre di quello, non sapendo niente, non esserci dentro, non essendoci dentro il gioco, non essendo a contatto con nessuno che li possa confermare o smentire quello che pensano, e si autoconvincono delle cose. A me questa cosa mi manda fuori di testa, Come quando spiegavo che cos'è la reattività, cazzo, l'ho sempre saputo perché sono andato da loro mentre programmavano a fare le cose, cazzo, so cosa fa la reattività, come so cosa fa certe determinate cose su un portiere, come so perché un portiere è buggato e un altro no. Ho mai sbagliato? No! Allora perché cazzo, non bisogna fidarsi di uno che è lì dentro? No? È una cosa assurda, io veramente non riesco a capire, cioè è veramente una roba assurda, e a me mi manda fuori di testa, è meglio credere a uno stronzo magari indiano, cazzate di altri generi, di altre robe, di qualsiasi altro creatore che dice, oh guarda che si è rotto il mercato per quello, ma non, guarda, veramente, se voi credete che le cause di certe determinate cose è una singola sezione, fatevi curare, perché non è possibile. Raga, io non voglio creare né polemiche né cose, però cazzo, ogni tanto ascoltate delle persone che ne sanno di sicuro più di voi, di sicuro, perché ci lavoro all'interno, perché ho lavorato nelle altre cose. Cioè, raga, ma quante altre referenze dovrei avere per spiegare un gioco di merda del telefono, C'è gente che spiega giochi del telefono che non sa un cazzo, niente, neanche sa perché è qui dentro, E tutti... Bravo! Io che provo a spiegare le cose, la gente, ma tu non capisci un cazzo. Infatti hai ragione. Infatti, sono l'unico in Italia ad avere un contratto con la IE perché io non capisco un cazzo. Sono l'unico, guardate, in Europa siamo in 10 ad avere il contratto con la IE. Perché? Perché non capisco un cazzo. Mi hanno chiamato ad aiutarli per lo sviluppo. Perché? Perché non capisco un cazzo. Mi hanno chiamato. Perché raga? Perché non capisco un cazzo? È ovvio, no? È ovvio, no? È ovvio, giusto. In 4 anni con questo canale ho letteralmente 700 ringraziamenti di tutti per le squadre, per gli aiuti, per le robe, però io non ci capisco un cazzo, certo, e ci capite voi due che siete dei sasciando incredibili, ma poi insulti, robe, io semplicemente ho detto le cose e subito, sei un sasciando e non capisci un cazzo, ma sai l'inglese, ma chi cazzo, oh. Cioè, ma calmini, Dio fa. Cioè, raga, non sapete neanche che cazzo. Cioè, appunto, a me quello lì mi fa incazzare come cose. Perché? Non sapete neanche che cazzo vuol dire creare un videogioco, Non sapete che le nozioni base per creare un videogioco, sono come minimo 3 anni di studio. Senza contare la conoscenza di una lingua come l'inglese, quasi a perfezione, ok? Quindi, Calma, perché state parlando con uno che è un esperto del settore, non un coglione del settore, sia ben chiaro. Quindi voi me la potete mettere come volete, ma se io so che la cosa funziona così, non vi dirò mai che avete ragione. Mai! Perché non funziona così, quindi mai! Capite? Mai! Perfetto. Molto semplicemente, perché non è così. Molto chiaro. Poi ci sono le persone che lo capiscono, e io vi ringrazio di cuore perché finalmente... Grazie. Ma gli altri davvero?
non ci trovo un senso logico. Parlate per delle cose che vedete, ah, mi funziona, allora è così. No, 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 semplicemente hai avuto delle idee buone, perché effettivamente una roba c'entra. Non è che non c'entra l'offerta giornaliera, c'entra, ma è solo una parte del perché il mercato si rompe e poi si riaggiusta, che oltretutto prima non c'era e succedeva comunque. Quest'anno stesso non c'era quella sezione lì del cazzo e c'è stato un cazzo di crashdown a inizio game. Quindi che cazzo dite? Ma che cazzo dite? Quindi, ma che cazzo dite? Cioè, giusto per... adesso faccio un po' di scena anche per fare un po' di scenografia di robe, raga. Però cazzo, parlando seriamente. Cioè, voi state andando da persone che giocano. È come se uno che gioca a Formula 1 per console vada a un pilota di Formula 1 a dirgli: oh, guarda che tu non ne capisci un cazzo, Certo. Certo. Detto questo, ragazzoli, vi ringrazio di cuore a tutti coloro che seguono e capiscono, ma ringrazio anche loro perché comunque danno dei momenti di dibattito che ci sta tantissimo. Io parlo, io esprimo, non c'è nessun problema. Ho il confronto, apro il confronto anche 700 volte, non è il problema. Però cazzo, dire che completamente non so niente di cosa sto parlando è da persone un po'... che veramente non capiscono un cazzo. Mi dispiace perché non vorrei neanche insultarvi, però come si fa a dire una roba del genere? Cioè, adesso non per qualcosa, ma cazzo, raga, quante volte devo ripetere? Contratto IE, devo andare a sviluppare gli FC 25-26 quando ci sarà il refresh, perché ancora non si sa, eccetera eccetera. Con loro dovrei andare a fare le cose con loro, sono in contatto con uno sviluppatore loro. Cazzarola di Dio. Mi viene un nervoso, mi viene veramente un nervoso assurdo. Sono un top 50, conosco sviluppatori, conosco top player, conosco delle robe. Vabbè, ragazzi, io non voglio esagerare, perché poi anche lì non è che voglio lodarmi per quelle robe lì. No, semplicemente è un dato di fatto. Se io ho studiato e sono arrivato ad una posizione per un certo determinato motivo, andare contro proprio a priori, senza neanche ascoltare, perché il problema non è quello, è che non mi hanno neanche ascoltato. Cioè, loro a priori: ah, tu dici così, allora sei un coglione. No, no, semplicemente so come funzionano i giochi online, dato che non è neanche l'unico gioco online che ho giocato. E ne ho creati altri, raga. Ho aiutato a creare altri giochi che sono online e so come funzionano le cose, cazzo. Se io vi metto davanti a una schermata, a quelle persone che parlo, davanti a una schermata di creazione di videogioco, non sapete neanche che cazzo state guardando, raga. Non sapete neanche che cazzo state guardando. Se vi metto degli script del mercato, io ci scommetto, ma 100.000 euro, senza nessun problema, la casa, ma qualsiasi cosa, che non capirete neanche che cazzo state guardando. Quindi, cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Del nulla cosmico. Quindi chiudiamo il dibattito qui. Se avete ancora cose da ridire, almeno portatemi delle prove tangibili delle cose, perché appunto quello che avete detto è una gran stronzata. Non è legato solo a quello. Adesso che l'hanno implementato quella sezione lì, ovviamente incide anche quello, ovvio, ci mancherebbe. Ma non è solo quello, è una cosa periodica, l'anno scorso sempre in questo periodo c'è stato il crashdown, L'anno ancora prima, uguale. L'anno ancora prima, uguale. E se volete le conferme, le trovate sul mio canale, perché ci sono tutti i video. Quindi avete veramente poco di cui parlare. Ma veramente poco, ve lo posso assicurare. Perché veramente, se non sapete un cazzo di programmazione, non dovreste proprio parlare. Soprattutto di sviluppatori, di programmazione, di mercato, di cose del genere. A mio parere. Perché io parlo quando so, non quando non so. Punto. E l'esperienza di un singolo fatta su un gioco non vuol dire un cazzo, ve lo ripeto. Detto questo, io vi ringrazio come al solito per avermi seguito, grazie di cuore a tutti quanti voi, ragazzoli. Mi raccomando, non è uno sfogo esagerato per insultare, per fare, è per farvi capire, raga, che comunque c'è una persona dall'altro lato che lavora, studia, si fa il culo per questo cazzo di giochino di merda, che è anche in contatto con quelle robe lì, e venire additato come uno che non capisce un cazzo, quando non sapete neanche com'è la panoramica del gioco di base, mi girano un po' i coglioni. Tutto lì, molto semplice. Poi non mi incazzo né niente, perché io non sono arrabbiato né un cacchio, raga, a me non me ne frega niente. Dopo esco dal lavoro me ne frega, segami. Però è per dirvi, di essere un po' più coerenti e soprattutto di informarvi di più prima di dire certe determinate cose. Molto semplicemente. Grazie di cuore a tutti quanti voi, ragazzoli, noi ci troviamo domani sempre solo qui con un nuovo video. Mi raccomando, non mancate e...
porterò altri giochini, raga, perché me l'avete richiesto e mi sono arrivate un botto di cosine, quindi, che sono anche molto carini, li ho sprolati e adesso li faremo insieme, magari anche in qualche live. Adesso appena smette di fare sto caldo torrido e devastante ripartiamo con live ogni settimana senza problemi, raga. Bella bella, vi ringrazio e a domani. Grazie di cuore, scusate per lo sfogo, raga, però ogni tanto è necessario, perché veramente io tutto l'anno mi sorbisco gente, tu non capisci un cazzo, sei scarto, cioè, finché sono in live sei scarso, lo combatto, perché dico vieni, e poi solitamente finisce male per l'altro, ragazzo, quindi anche lì, vabbè, questi sono dettagli, e altre robe, cioè, raga, io sono sempre disposto al confronto a qualsiasi cosa, sempre, però... Non partendo, ah, tu sei un ritardato, non capisci niente, cose del genere. Perché non è vero. Perché appunto, non è assolutamente vero. Se gli stessi sviluppatori mi hanno chiamato per aiutare a migliorare il gioco, cazzo, un motivo ci sarà. Cioè, almeno è quello che penso, no? Boh. Sarà perché sono a contatto con la community, sarà perché vi ascolto, sarà perché appunto faccio i video che chiedete voi, sarà perché so quello che odiate del gioco, sarà per tantissime cose, sarà perché sono anche io stesso uno sviluppatore. Ci sono tantissime cose, però, ragazzoli, un po' di umanità di base. Io sono sempre pronto a tutto, ma con garbo e modo. Poi che partono insulti non c'è problema, potete anche andarmi a cagare, qualsiasi cosa che sia, non è un problema. Per enfatizzare ci sta. Però io non penso che siete stupidi né niente, non vi insulto né un cacchio. Però, ragazzoli, cercate ogni tanto anche di dare ascolto, perché non vi dico le cose tanto per dirle, cazzo. Non è che mi sono inventato una storia e lo sono andato a sparare così. Perché da come me l'avete messa, mi avete detto, credete che mi sono inventato questa cosa. Ed è una cosa che sinceramente mi sta sul cazzo, dato che per inventarmi questa cosa mi si sono voluti 3 anni di studio. Sapete com'è? Detto questo, cioè, è brutto, raga, cioè, è brutto. Cioè, denigrare le cose di un che ha fatto un altro è molto brutto. Comunque, vabbè, al di là di questo, vi ringrazio di cuore per tutto quanto, vi ringrazio a voi che capite, a voi che anche mi avete criticato, qualsiasi cosa, che non c'è nessun problema. Anche perché quelli che mi hanno criticato, in realtà, ci si vuole anche bene, abbiamo sempre commentato, parlato di tutte queste cose. Però, cioè, raga, ascoltatemi, non dico stronzate, ve lo posso assicurare. Poi, ovviamente, credete a quello che volete, non sono io che devo farvi... credere assolutamente le cose che dico io, ci mancherebbe, anzi, fate quello che volete. Però, io ve l'ho detto e poi non dite che non è così, appunto. Per avere le prove vi basterà andare nello stesso periodo dell'anno prima, dell'anno ancora prima, dell'anno ancora prima, dell'anno ancora prima, dell'anno ancora prima. Ma come anche nei video primi di questa cosa qua, c'è sempre stato un crashdown, ogni 4-5 mesi. Cioè, è molto semplice, ed è una cosa periodica. Che adesso che hanno messo quest'altra sezione, ancora più periodica, cioè non è che è ancora più periodica, è... aiuta anche questa sezione, ovviamente, a creare un crashdown, però non è solo quello, cioè assolutamente no, anzi, se vogliamo metterla è un quinto di quello che è la cosa. Vabbè, comunque dai, lasciamo stare, lasciamo perdere, ragazzi, spero di essermi comunque spiegato, di aver fatto capire, di aver fatto passare il messaggio il più possibile. Detto questo, vi ringrazio di cuore e a domani, ragazzuoli.